È stato definito il più grande sciopero della scuola, quello che si è svolto martedì mattina in Italia. Una protesta indetta dagli insegnanti contro la proposta sulla riforma della scuola proposta dal governo Renzi. Noi chiediamo scuola libera, scuola per tutti e che la collegialità si riprenda la libertà di parola, ecco, parola, stato in essere, docenza e così via. Sono stati organizzati flash mob in tutta Italia da parte di tutti i docenti di scuola primaria e secondaria e anche dell'università per dire no alla riforma della buona scuola. Il troppo potere che viene dato ai dirigenti, l'annullamento delle graduatorie, che vengono annullate sia le graduatorie di terza fascia che di seconda fascia, il fatto che si chieda un ricatto per trasformare il DDL in legge, per farlo diventare legge, si fa un ricatto agli insegnanti, si chiedono 100.000 assunzioni in cambio di far passare la legge. Questo non va bene. Chiediamo di cambiare il DDL, di mantenere le graduatorie, anche perché bisogna andare avanti per merito e non per simpatie o chissà quali altre maniere. È stata una manifestazione condivisa sia da studenti che da insegnanti che anche da tanti genitori. L'adesione è stata altissima, la prima volta che tutti i 6 principali sindacati hanno scioperato insieme. Manifestazioni si sono svolte in 7 città, tra le quali Padova. Al fianco degli insegnanti sono scesi personale della scuola e studenti. A Padova il corteo ha sfilato per le principali vie cittadine e si è concluso davanti alla prefettura. Dal governo appare un piccolo spiraglio che sembra aprire ad un possibile dialogo, ma la categoria rimane fortemente preoccupata. La Camera dovrebbe licenziare entro il 19 maggio il testo della buona scuola, che poi passerà all'esame del Senato.